forse anche Mentoni lo può controllare sullo sfondo, sta entrando in questo momento nel tunnel, mi sembra, vero? Sì, sì, ma lo stava accompagnando per motivi così. Sì. Intanto punizione, l'avvitamento di Inzaghi, palla in rete, il gol del Milan. Nel 17° minuto, Inzaghi sul calcio di punizione di Serginho. Il tuffo stavolta non ha sbagliato Inzaghi, questa era più difficile della precedente, ma ha fatto centro Super Pippo e il Milan è in vantaggio. È stato bravissimo con un gesto tecnico di grande levatura, lo possiamo rivedere dopo questo punizione laterale, è stato grandioso in acrobazia e questo è un gol che potrebbe veramente essere pagato duramente dalla CSKA. Rivediamo Serginho, interno sinistro, Inzaghi anticipa tutti, palla in rete, niente da fare per Gai, per Tomas e soprattutto per il portiere Lukic, e dunque aumenta il suo straordinario score Inzaghi come euro goleador. Questo è il suo 31° centro in Europa, 39 c'è Altobelli, 35 Altafini per ciò che riguarda i giocatori che hanno militato in squadre italiane, e sono vicinissimi ormai Shevchenko e Roberto Baggio. Il Milan deve stare attenti adesso a non scendere nelle provocazioni che presumibilmente verranno portate dai Bulls. Un'occhiata al suo cronometro Gallagher, la conclusione era stata di Janev, superati 3 minuti di recupero. La rimessa di Abbiati è finita, ha vinto il Milan a Sofia, il gol di Inzaghi. Linea Mattioli. Sì, mi avvicino al Dream. Bene, missione compiuta, direi un bel Milan e una bella vittoria. Sì, è importante vincere. Sì, prima della partita c'era da vantaggio 2-0, ma vogliamo vincere. Tutti i ragazzi oggi messo su campo, buono giocato, e anche abbiamo fatto sempre giocato bene e grintosi, e loro vogliono molto. Grazie, l'importante è passare del turno. Grazie Zodin. E ricordiamo anche che Terim si è dovuto subire anche una pallonata da parte di Penef. Intanto il ringraziamento dei tifosi dei giocatori del Milan ai tifosi rossoneri, non molti, ma che si sono presi davvero una bella soddisfazione arrivando qui a Sofia e vedendo vincere la squadra di Terim, che già si era imposta per 2-0 all'andata. È tutto per questa telecronaca dallo stadio dell'Armata Bulgara di Sofia. Grazie anche a Mauro Sandreani, a tutti voi per l'attenzione. Linea a Roma.